capito. Ci abbiamo lavorato tutti così tanto. Mostracelo, dai. Sì. Cos'ha che non va? Ed è così che ha inizio la nostra avventura con WarioWare Get It Together, ragazzi. Abbiamo già provato la demo, oggi andiamo ad iniziare insieme la modalità storia. E Wario arriva in questo mondo fantastico, ragazzi. Credo che la storia non duri tantissimo, dedicheremo il tempo necessario a completare la storia e poi sicuramente ci dedicheremo a giocare insieme a Marci in multiplayer, se lei vorrà, oppure sicuramente giocherò insieme a voi in multiplayer. Per adesso iniziamo la modalità storia. Eccoci qui, ragazzi. Allora, prima di entrare nel vivo del video di oggi, vi faccio al volo le solite raccomandazioni, ovvero iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, lasciatemi un commento e un like a questo video. Il vostro supporto è importantissimo per aiutarmi a continuare a portare contenuti sul canale. E in particolare, ragazzi, mi raccomando, supportate con tanti like questa nuova serie di WarioWare Get It Together. E come al solito, ragazzi, date anche un'occhiata ai vantaggi che ho previsto per chi decide di abbonarsi al canale e diventare così un vero lupo. Eh già, è esattamente questo il modo per entrare a far parte ufficialmente del branco dei lupi di Elfi, ma voi iscritti normali siete comunque già dei lupetti. Ultima cosa, ragazzi, date sempre uno sguardo giù in descrizione, perché oltre alla descrizione vi lascio sempre il link al mio canale sul sito Viola e il link al mio store dove acquistare il merchandise col mio logo. Allora, non so che cosa aspettarmi da questa modalità storia. Ci sarà sicuramente qualche sketch divertente che vedrà Wario e i suoi pazzi amici fare cose strane, e quindi andiamo ad iniziare. Non credo che ci sia nulla che abbia a che fare con quello che abbiamo visto con la demo, che era solamente un piccolo tutorial per un'introduzione alle modalità di gioco e ai diversi personaggi. Comunque iniziamo con la modalità storia. Un giocatore per il momento, vediamo che succede. Wario arriva su una specie di mondo strano che pare che si stia dividendo in fette. La prima fetta, questa azzurra. E vediamo, ci sono anche dei record. Ok, perfetto. E allora iniziamo. Novità. Wario. Ok, ne avevamo sbloccati di più. E questo è lo stesso tutorial che abbiamo visto all'inizio con Wario, che si accorge di fare le scorregge e di poter volare con le sue scorregge. Ora capisco perché mi sentivo così leggero. Sto fluttuando in aria. Sarà perché sono dentro il gioco? Vabbè, che importa, sto volando. Sì, questo ce l'aveva già detto. E queste sono le sue possibilità, quello che fa, ragazzi, l'abbiamo già visto nella demo. Lui con il tasto A dà questa specie di spallata e poi si sposta in aria con il cursore. E queste sono le cose che può fare e come le possiamo subito mettere in pratica. Così, super forte, e schiacciamo il pulsante e via. Questo è il mini tutorial che abbiamo già fatto nella demo. Introduzione a Wario. Questo sembra, ma sì, è il livello che ho creato io. Quindi siamo all'interno del gioco di Wario, ragazzi. Wario, come avete visto nella storia iniziale, è un po' geloso del successo di un altro videogame se crea il suo. C'è un mostro che è andato là dentro, cioè quello sembra un cattivo. Non lo so, o un pixel strano. Oh, quella cosa guasta tutto quello che tocca. Ah, ecco, è una specie di glitch. Rovinerà anche il mio livello. Ehi, aspetta, adesso lo seguiamo, dobbiamo farla fuori così non fa guai all'interno del videogames di Wario. Siamo nello spazio? C'è un alieno, che cos'è? È un naso aggressivo, ragazzi. E questa è la NASA. Gli scienziati che vedono fluttuare il naso alieno che colpisce un vero alieno. Quello è uno dei personaggi che c'è sempre nei giochi di Wario. Ma come? Wario si è adattato nei videogames, così è entrato nei videogames e si è fatto una bella casa? E l'hanno distrutta, ma non riesce a trovare pace.
Si comincia! Ok, si inizia, va bene. Sono pronto, credo di essere pronto, spero di essere pronto. Primo livello. Muovi e attacca. Rimuovi, che cosa? Quel coso? Via! Ok, fatto fuori. Oh, il pancino molto meglio adesso. Ed è il primo. Capire cosa fare. Raccogli tutti. Quello e quest'altro. Ok, e due. Il tesoro di Aladino. Bisogna facilmente capire cosa si deve fare, altrimenti è un casino. Ipnotizza, questo l'abbiamo già visto. Da un lato e dall'altro. Hai sonno, hai sonno. Questo è un po' problematico perché se non facciamo in fretta non si addormenta. E a volte è difficile fare in fretta. Più veloce, ci saranno altri giochi, ragazzi, che non abbiamo visto nella demo. Ed ecco Young Cricket. Mario, eccoti. E arriva anche lui. Young Cricket. E lo sappiamo che lui può saltare, l'abbiamo già visto anche lui nella demo. In realtà poi a un certo punto nella demo ci siamo fermati, ragazzi, ma si potevano vedere anche altri personaggi che sono utilizzabili. E... oh, quello però lo devo far fuori, sì? Credo, almeno. Spingi, spingi. Salta, salta, così. Ok. Ce n'erano anche degli altri, però, insomma, sì, 18 volte l'abbiamo visto anche lui. Lui spara i dischi. Non mi devo neanche muovere, ce l'ha già detto nella demo. Va bene, questa cosa l'abbiamo già vista. Lo andiamo a rivedere velocemente, lo sappiamo già. Spara questi CD che ha sulla testa. Molto velocemente, ragazzi, lo facciamo. Rompi tutti, così. Ok. Prendi i soldini. Abbiamo già visto questo. Spara di qua, spara di là. E si sposta anche. Sì, gli serve per spostarsi questo. Cadi e ok. E non si può spostare diversamente. Lui si sposta solo così. Bene, dobbiamo unire le forze. Scambiandoci ce la faremo. Sicuramente, sicuramente, amico. Andiamo avanti e troveremo sicuramente anche altri personaggi. Che devo fare? Accendile. Ok, abbiamo acceso le stelle della costellazione del leone, a quanto pare. Marce e leone, ragazzi, giusto per la cronaca. Memorizza. Giù, su, destra, sinistra. Com'è? Come si fa? No, dai, cavolo, lo dovevo cambiare. Ma che scemo, non sapevo come si fa. Devo sparare a caso. Trova il ricercato. Qual è? È questo. Peccato. Ok. Alcuni giochi bisogna impararli un po', ragazzi. Ma quello lì l'avevo già visto. Su, giù, destra, sinistra. Mi era familiare il medico. Svuota il sacco. Dai. Oh, tutti i maialini felici, pieni di monete. Nuovi giochi, ragazzi. Vediamo fin dove riesco ad arrivare. Che devo fare? Difendi i fiori. Sì, ok, lo farò. Per sempre. Buttandolo lì ho vinto per sempre. Ok. Estraila. Estraila. Vai, Young Cricket. Sei Cavalier Wario. Sembrava Sancho Panza più che altro. Boss. Oh, primo boss. Il naso alieno. Qual è il primo boss a livello 10? Un aglio. Questa è la prima parte della storia, a quanto pare. In cui abbiamo... sconfiggi. Ok, da un lato è cattivo, dall'altro no. Bisogna che non lo attacchiamo quando ha le spine, credo. Ok, da qua e da qua. Non bisogna sbagliare e attaccarlo sulle spine, perché altrimenti è un macello. Questo è il trucco. Oh, 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 avevo visto... oh, oh, pieno di spine! Cavolo, ho perso una vita. Pensavo che non le avesse in quel momento. Tutto da rifare, ragazzi, tutto da rifare. Vediamo quanto ci metto, eh. Non ho vite eterne a disposizione, quindi devo stare attento. Devo stare molto attento. Si ritorna su. Da quella specie di cosone. Due di questi. E due. E poi c'è il cosone. Devo stare attento ad attaccarlo quando non ha le spine. Mi ha ingannato perché appena arriva caccia fuori le spine. Ecco così. Fuoco, arriva. Arriva del fuoco. Occhio. E da qua. Perfetto. Così. Mamma mia. Non facile. Sbaglio. Non facile. Non facile. Ok, questo era il momento. Sì, sì. Vabbè, non neanche non difficile, eh. Sì, naso d'oro. Ce l'abbiamo fatta. Il primo boss l'abbiamo sconfitto, ragazzi. Soltanto a 10 livelli già incontriamo il primo boss e l'abbiamo già sconfitto. Con un po' di difficoltà, perché c'è da capire. Ogni minigioco va capito. Oh, eccoti qua. Non puoi nasconderti. Boom, via, il primo è fatto fuori. Wow. Le parti corrotte stanno sparendo. Scommetto che era un bug. Alcuni possono distruggere completamente i giochi. Ma certo. Ma certo.
Se eliminiamo i bug, tutto tornerà alla normalità. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ok, diamoci da fare, andiamo. Cricket e 18 Volt si uniscono alla squadra. I primi li abbiamo già ottenuti, ragazzi. Abbiamo ottenuto anche 1000 monete che non so cosa servono per aver completato il livello. Vediamo se si possono spendere in qualche modo. O almeno ce lo fa capire. Possiamo progredire e andare in quest'altra parte. Hai sbloccato la Wariopedia nel menu principale. Hai sbloccato missioni nel menu principale. Hai sbloccato personaggi nel menu principale. Ok, salvataggio avvenuto. E prima di procedere con l'avventura andiamo a vedere queste nuove cose che abbiamo sbloccato, che non c'erano nella demo, ragazzi. Wariopedia. Andiamo a vedere. Introduzione. Ok, possiamo andare a vedere quello che abbiamo fatto all'inizio. E ci saranno tutte le fasi della storia che si andranno ad aggiungere qui. Poi nei personaggi. Ok, novità, sala relax e statistiche. Sala relax, abbiamo l'elenco dei personaggi che abbiamo finora sbloccato e penso che possiamo provarli. Cerca di non scegliere sempre i tuoi preferiti. Ah, qui si possono addirittura forse scegliere. Gli altri potrebbero annoiarsi e sentirsi soli, poverini. Vabbè, non sceglierò sempre gli stessi. Allora, statistiche. Ok, ci sono i numeri di partite e quante volte falliscono, non falliscono. Insomma, come si comportano in battaglia i vari personaggi che sblocchiamo di volta in volta. In missioni invece ci siamo tutti? Non lo so, normali, punteggio, collezionista di introduzione. Ok, e questa è la prima missione che abbiamo collezionato. Ci sono un po' tutti gli obiettivi che abbiamo da portare avanti. Specialista di introduzione, fuori classe di introduzione e gioco. Ci sono delle novità qui? No, a quanto pare no. Personaggio. E niente, vabbè ragazzi, sono tutti obiettivi che dobbiamo portare avanti di volta in volta per progredire. E possono essere anche dei buoni spunti per dedicare più ore a questo gioco, perché non credo che la storia sia poi di grande spessore. Sarà anche abbastanza breve e semplice. Poi si tratterà tutto di multiplayer e questi sono gli stessi identici obiettivi che abbiamo visto nelle altre parti. Le andiamo giusto a vedere, così scompare il flag delle novità. Così siamo a zero e più andremo avanti e più ritorneranno magari i flag delle novità per farci notare che ci sono delle nuove cose che abbiamo ottenuto nel gioco. Benone, io direi che per oggi per la storia abbiamo fatto abbastanza. Io mi fermo qui, vi do appuntamento al secondo episodio di Wario, che uscirà penso stesso in questa settimana, perché cercheremo di finirlo velocemente, almeno per quanto riguarda la modalità storia, per poi giocarlo insieme in multiplayer. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, lasciarmi un commento riguardo a che cosa ne pensate di questo gioco fino ad adesso, se lo comprerete, non lo comprerete, se è divertente. Io penso sia divertentissimo. E non dimenticate anche di supportare questa serie con tantissimi like. Date anche un'occhiata ai vantaggi che ho previsto per chi decide di abbonarsi al canale, come questi abbonati qui. Ed in particolare devo salutare Nova, Avannotta, Simone, Black Mamba, Fabio, Christian, Federica e Miss G. Ragazzi, siete davvero grandiosi, dei veri lupi. Grazie mille per il vostro supporto. Ciao!